In questo momento sono in corso alcuni trasferimenti, ma non basteranno a risolvere il problema del sovraffollamento, soprattutto perché oggi è stata una nuova giornata di sbarchi, ritrovati anche due corpi senza vita, due donne probabilmente vittime degli scorsi naufragi. Poco fa sono arrivate 80 persone, tutte su un solo barcone, sono state soccorse dalla motovedetta della Guardia Costiera e molti erano feriti e sono stati portati direttamente in ospedale, l'ospedale dell'isola. Si aggiungono alle circa 1000 persone che sono arrivate tutte in un solo giorno, trasferite qui nel centro d'accoglienza. Le immagini che vi stiamo mostrando in diretta parlano di un centro di accoglienza veramente affollato, ci sono quasi 3000 naufraghi, dovrebbero essercene solo 400, ci sono 14 minori non accompagnate, diverse donne incinta e lì in fondo, se riuscite a vedere, ci sono alcuni uomini in fila, sono lì in fila per essere identificati. Gli arrivi purtroppo sono molti di più dei trasferimenti e la situazione è al collasso. Il sindaco dell'isola ha chiesto aiuto al governo e ha chiesto di velocizzare i tempi, ma nonostante questo, nonostante le immagini che vi stiamo mostrando, c'è una situazione davvero al limite e anche stanotte purtroppo molte donne con i loro bambini dormiranno fuori o i più fortunati su dei materassi di spugna. Da Lampedusa è tutto.